Molto più che di potere, di sesso e di spada, la vita è fatta di storie. Gli uomini sono le storie che vi raccontano e quelle che possono ricordare. Un po' come i figli di Scheherazade e del re. Si dice che la vita sia appesa ad un filo, ma quel filo sia il filo delle storie, dei racconti. Altrimenti, ogni giorno, c'è quella che il racconto chiama, con questa immagine bellissima, colei che scioglie le comitive e tutto intorno è deserto e poi il racconto non è che annulli, ma sospende la morte, dà un senso al tempo e alle generazioni. È come se fosse corpo e anima della biologia. Rimaniamo legati dal racconto e i racconti, attraverso le voci che li animano, ci legano. Altrimenti rimarremo gli uni di fronte agli altri, ebeti e muti, senza storia, con in mano solo una spada, una voglia terribile di rapina o di possesso. Scheherazade, da tutti i suoi 1000 racconti, ha inteso un'altra cosa. I racconti hanno un'aria di eternità, perché sono senza fine. C'è un tempo per ascoltarli e c'è un tempo per trasmetterli. E quindi un poco ogni volta inventarne di nuovi, aggiungere quel brevissimo paragrafo che sono le nostre voci, le nostre esperienze. I suoi racconti, i racconti di Scheherazade, hanno generato nuovi ascoltatori, i figli, e ora il re sa che a ben guardare le cose avrà 3 nuovi ascoltatori pronti a restare a bocca aperta di fronte alle sue storie. Forse dentro i racconti, c'è l'unica parvenza di per sempre che si sia mai concessa. Si racconta un po' questo, che traffica sempre con questa immagine difficile di una comitiva, che sta andando da qualche parte, non si sa dove, non si sa quando, ma che un giorno si dovrà sciogliere. Ne sarà valsa la pena? Questo è sempre il racconto che non udiremo, quello a cui apparteniamo come un nome, un ricordo. O una maledizione o una risata. Non una cosa o l'altra, voglio dire, ma tutta insieme. Dice Bethlehem a proposito della fiaba. L'inconscio è la fonte di materiali grezzi, è la base su cui l'io erige l'edificio della nostra personalità. In questa similitudine, le nostre fantasie sono risorse naturali che forniscono e plasmano questo materiale grezzo, rendendolo utile per i compiti connessi con la formazione della personalità dell'io. Se veniamo privati di questa risorsa naturale, la nostra vita rimane limitata. Senza fantasie che ci diano speranza, non abbiamo la forza di affrontare le avversità della vita. L'infanzia è il periodo in cui queste fantasie devono essere alimentate. Noi incoraggiamo le fantasie dei nostri bambini, gli diciamo di dipingere quello che vogliono o di inventare delle storie, ma privato del nostro comune retaggio fantastico, cioè della fiaba popolare, il bambino non può inventare da solo storie che l'aiutino ad affrontare i problemi della vita. Tutte le storie che può inventare sono semplicemente espressioni dei suoi desideri, delle sue ansie. Affidandosi alle proprie risorse, tutto il più il bambino può immaginare elaborazioni della sua situazione presente, dato che non può sapere quale direzione deve prendere, né come deve comportarsi durante il suo viaggio. È qui che la fiaba fornisce al bambino ciò di cui ha maggiormente bisogno. Essa inizia esattamente dove il bambino si trova dal punto di vista emotivo. Gli mostra dove deve andare e come deve procedere. Ma la fiaba ottiene questo scopo per via indiretta, sotto forma di materiale fantastico da cui il bambino può attingere quando gli sembra meglio e mediante immagini che gli facilitano la comprensione di quanto è essenziale capisca. Più avanti, la psicanalisi rivelò anche i sentimenti ambivalenti del bambino nei confronti dei propri genitori. È motivo di turbamento per i genitori rendersi conto che la mente del bambino è piena non soltanto di profondo amore, ma anche di un intenso odio per loro.
Nel loro desiderio di essere amati dal figlio, i genitori evitano di raccontargli fiabe che potrebbero incoraggiarlo a concepire i genitori stessi come cattivi o frustranti. Le fiabe piacciono tanto al bambino non perché le immagini che vi trova si conformano a quanto avviene in lui, ma perché, nonostante tutti gli racconti e ansiosi pensieri concepiti dalla sua mente a cui la fiaba dà corpo e contenuto specifico, queste storie hanno sempre un esito felice. Il bambino non può immaginare da solo. Ecco perché allora, secondo me, è importante ritornare ogni tanto al mondo della fiaba. E questa volta ho provato a farlo con questa fiaba bellissima delle Mille e Una Notte, che è la storia di Aladino e della lampada magica. Storia, tra l'altro, molto lunga, perché sono più di 4 ore di lettura. Quindi è un libro, insomma, non capita, a parte le Mille e Una Notte, insomma, no, di trovare fiabe così lunghe, così articolate. Ma anche questa è una caratteristica particolare delle fiabe. Insomma, le fiabe, quelle belle, quelle importanti, quelle fondamentali, insomma, come sono anche quelle delle Mille e Una Notte, che sono poi la sovrapposizione, la stratificazione di tante culture, di tanti anni, di tanti secoli di storia, di tanti modi di pensare che si condensano, no? Perché sono il risultato di questa condensazione, insomma, no? L'essenza di quello che c'è dietro, insomma, da secoli. Le fiabe non possono essere sintetizzate, cioè ogni passaggio di una fiaba è importante. È importante leggerle complete, insomma, leggerle così come si sono tramandate, come ci sono state presentate. Non possono essere ridotte, si saltano passaggi che sono invece fondamentali per capire il tutto, per capire il divenire, insomma, di questa fiaba. Perché la fiaba presuppone una cosa particolare che non c'è nelle favole, no? Le favole sono spesso dei componimenti brevi in cui c'è una morale e in cui spesso determinate caratteristiche, virtù, vizi, eccetera, vengono impersonati da animali che hanno un pochino a che fare con queste virtù o con questi vizi, o perlomeno noi li vediamo così. E quindi ci danno un insegnamento diretto, insomma, un insegnamento un po' razionale. Mentre la fiaba, per sua propria caratteristica specifica, intanto, come dire, vive in un mondo fantastico. Nei passaggi della fiaba non siamo costretti dalla realtà. Insomma, come in questa fiaba, il palazzo da un momento all'altro si sposta dalla Cina all'Africa, insomma, un intero palazzo con tutto quello che c'è dentro, no? Quindi non possiamo usare i canoni della verosimiglianza o della realtà, interpreta un processo che è l'espressione di nostri contenuti profondi, di quello che portiamo dentro l'anima, di quello che poi è il senso, l'essenza che vogliamo dare alla vita, di quelle che sono le tappe fondamentali della nostra vita, i percorsi. Queste cose non vengono dette usando o rivolgendosi alla parte razionale di noi, insomma, alla ragione. Vengono dette attraverso un meccanismo che è quello dell'identificazione, insomma. Noi individuiamo nella fiaba un personaggio col quale ci identifichiamo e quindi indirettamente facciamo il suo percorso e in questa identificazione cerchiamo di capire cosa è bene e cosa è male. Sviluppiamo il senso della giustizia, ci rendiamo indirettamente conto se l'obiettivo che lui persegue è buono, funziona o non funziona. E in esso proiettiamo non solo i nostri desideri, ma anche le paure, le angosce. Le riviviamo rappresentate. Questa rappresentazione fa sì che invece si possa sperare di arrivare a una soluzione, la vediamo rappresentata questa soluzione. Vediamo che tutto è capace poi di ricomporsi e il lieto fine
che spesso anche critichiamo nella fiaba, invece è il risultato finale, cioè è la speranza che noi abbiamo di poter, e la fiducia che possiamo avere nelle risorse che possiamo trovare in noi stessi o in chi ci sta vicino, per poter risolvere queste angosce, queste contraddizioni e portarle a un lieto fine. E troviamo anche i parametri che ci servono poi come riferimento per la vita. Parametri che poi spesso, proprio perché la fiaba è il risultato di tante stratificazioni, sono anche dei parametri consolidati, sono dei parametri che sono in grado di essere rassicuranti, di essere credibili in qualche modo. Certo, sono vissuti nella fiaba. Quello che succede è che ci sembra impossibile, non possiamo vederlo con un'ottica razionale, dobbiamo pensarlo con tutto un altro modo di vedere, insomma, l'impossibilità della fiaba dal punto di vista del parametro della verosimiglianza o della realtà è invece una possibilità che riguarda la nostra volontà, il nostro desiderio di agire, le nostre intenzioni. Provo a dare una chiave per interpretare questa fiaba. Aladino è piccolo, rifiuta l'autorità paterna, ha bisogno di guardarsi intorno per capire lui qual è la vita, come sono le cose. Il ruolo che il padre vorrebbe assegnargli nella sua miseria gli sta stretto e lui in qualche modo ha un atteggiamento positivo, non vuole saperne di fare il ciabattino come il padre per tutta la vita. Non viene capito dall'adulto, insomma, no. Il padre anzi ne fa una malattia e muore. Quindi ribellione durante l'infanzia, no? La madre in qualche modo subisce questa cosa, dopo la morte del padre cerca di tirare avanti. Un personaggio antagonista ad Aladino che vedendolo in questa situazione di debolezza, vuole strumentalizzarlo, vuole convincerlo a prendersi quella lampada che gli darà potere, gloria, insomma, che lo renderà ricco e potente. Aladino cederà alla volontà di questo mago, sarà raggirato da questo mago, ma fino a un certo punto. Per fare questo dovrà scendere in un luogo sotterraneo. Allora, il sotterraneo, questo luogo in cui dovrà scendere, in cui ci sarà l'oggetto del desiderio del mago, e in cui ci saranno anche tesori che lui non riconoscerà in quel momento, ma che si porterà con sé quando tenterà di uscire dal luogo, ma non riuscirà ad uscire perché si rifiuterà di dare la lampada che avrà preso, si rifiuterà di consegnarla al mago. Prima vorrà che il mago lo aiuti a uscire e intuisce che quando avrà consegnato questa lampada al mago, lui morirà. Susciterà le ire del mago, il quale mago, diciamo, farà chiudere la botola che lo teneva nel sotterraneo e Aladino resterà prigioniero, salvo che il mago prima per entrare gli aveva dato un anello magico. Aladino entra in questo sotterraneo e questo sotterraneo potremmo anche cercare di vederlo come l'inconscio, no? Come l'es. Insomma, entra in un luogo che deve esplorare prima di diventare uomo, è una specie di iniziazione, possiamo anche chiamarla come un'iniziazione, come qualcosa che lui ha bisogno di percorrere, una prova di coraggio che lui deve dare di se stesso per passare da quella fase infantile che abbiamo visto, dove si guarda intorno, dove non sa cosa fare, dove è sbandato, dove no, dove è un problema per i suoi genitori, deve passare attraverso una prova di
coraggio. E questa prova di coraggio è quella che gli fa ottenere la lampada e che fa sì che anche lui si rifiuti di consegnarla così al mago prima che il mago lo abbia fatto uscire da questo tunnel. Due oggetti magici. Uno glielo dà il mago quando lo fa entrare nel tunnel, questo anello magico, strofinando il quale compare un genio. Ed è un genio, diciamo, diverso dall'altro, da quello della lampada, perché il genio dell'anello servirà a toglierlo, ad aiutargli a superare le situazioni più drammatiche per lui. E infatti, casualmente, riuscirà, strofinando l'anello, a far comparire questo genio dell'anello che lo libererà da questa situazione di prigionia, che lo terrà confinato dentro questo tunnel dal quale non poteva più uscire, se non attraverso l'intervento di questo genio, insomma, se non attraverso l'intervento di una forza straordinaria. L'altro genio è invece quello della lampada. Il genio della lampada è invece un genio, strofinando la lampada compare questo genio, che ha la capacità invece di soddisfare desideri. Il desiderio di cui si aspetta soddisfazione il mago è quello della potenza e della ricchezza. Quando Aladino esce dal tunnel, uscirà tramite il mago dell'anello, non sa ancora il potere della lampada. Però, insomma, abbiamo già individuato due elementi: il genio dell'anello e il genio della lampada. Questo luogo nel quale Aladino uscirà, anche caricandosi dei gioielli che troverà, insomma, no? Delle perle, delle varie pietre preziose, insomma, che sono e che lui crede frutti, uscirà da questo luogo, dicevo, carico di questi gioielli e con una lampada di cui ancora non saprà il potere. Ma quando uscirà, avrà fatto una conquista. Sarà qualcosa di diverso da quello che era prima. E lo vedremo in quello che fa, nel suo comportamento. Mentre prima era in giro tutto il giorno, diciamo, dedicava la sua vita al piacere, quando uscirà sarà responsabile e quindi cercherà di usare quello che poi scoprirà essere anche il potere della lampada, cioè quella di rievocare questo genio capace di soddisfare questi desideri. Le prime richieste che Aladino farà al genio saranno quelle di provvedere ai bisogni essenziali della vita, fondamentalmente a far sì che lui e la madre abbiano da mangiare. Poi succederà un'altra cosa una volta uscito da questa fase, cioè una volta che lui ha, come dire, sperimentato il proprio inconscio e ha trovato le possibilità ed è uscito maturo, o perlomeno consapevole, e quindi in grado di fare delle scelte che si adattino alla realtà in cui vive. Avrà fatto anche una prima distinzione, insomma, no? Tra il buono e il cattivo, tra il bene e il male, insomma, no? Avrà individuato anche il mago come nemico, come antagonista, insomma, no? Non sarà più caduto nel tranello del mago, quindi si sarà abituato anche a difendersi dalle insidie che la vita, che il mondo degli adulti rappresenta. Quindi avrà imparato ad usare lo strumento. Noi nella lampada dobbiamo vedere la volontà, insomma, la lampada non è un oggetto, è un oggetto esterno nella fiaba, ma quando interpretiamo la fiaba dobbiamo vedere che la lampada è la capacità di generare desiderio e di agire in conformità del desiderio. Sarà anche pronto a questo punto Aladino, nel prosieguo della fiaba, a sviluppare un desiderio. Ci sarà un incontro, vedrà la principessa e la principessa sarà capace di farlo innamorare.
Lui, a quel punto lui desidererà sposare, avere, insomma, la principessa, e tutta la sua vita sarà portata a cercare di dare corpo, di realizzare tutto quello che è il motivo per cui lui vive, raggiungere, poter sposare, diciamo così, la principessa, questa Badrul Budura. È soltanto che non è facile, e qui la fiaba ci fa capire come la differenza di ceto, lui poverissimo, lei figlia del sultano, insomma, sia una cosa impossibile. E allora qui sta il gioco di riuscire a trovare le strategie per arrivare alla principessa. Strategie che presuppongono una mente matura. Dopo questa iniziazione lui è diventato maturo, sa trovare la strada per arrivare dove vuole. La fiaba si pone di fronte a questo bivio, perché qui sta la differenza tra i personaggi. Quando il desiderio è un desiderio positivo, cosa vuol dire positivo? Capace di aprire mondi, realizzare noi stessi vuol dire anche essere migliori nei confronti del mondo che ci circonda, di essere contagiosi e non soltanto godere di tutto indiscriminatamente, ma trovare il godimento nella realizzazione di quello per cui siamo portati, di quello che ci ha, in qualche modo che ci motiva alla vita. C'è bisogno del desiderio. Senza desiderio si vive in maniera chiusa nella depressione, potremmo dire adesso, no? Ecco, desiderare qualcosa e vivere di un desiderio, tra virgolette, positivo, che vuol dire un desiderio capace di aprire al mondo, di migliorare non soltanto noi stessi, la nostra condizione, ma anche di migliorare il mondo che ci circonda, quindi di essere aperti, felici, perché siamo noi stessi, perché abbiamo individuato cosa effettivamente ci muove nella vita. Realizzare questo vuol dire essere o cercare la felicità nostra e di quella che ci sta vicino. C'è un altro tipo di desiderio che invece porta al godimento sfrenato delle cose, a qualcosa che non dà piacere, che non dà soddisfazione. È un falso desiderio, è cadere nelle mani di coloro che vogliono che noi consumiamo, che noi ci esauriamo o nella conquista del potere o nella conquista del denaro al di là. Ed è il desiderio che muoveva il mago alla conquista della lampada. Quando noi ci identifichiamo nel personaggio, queste cose lo capiamo. Capiamo che Aladino, una volta che ha preso di mira, che ha individuato il proprio desiderio e agirà magari anche con dei piccoli raggiri, ma farà sì che quello che lo muove è l'attuare il suo desiderio. Vedremo in Aladino l'eroe della storia. Troveremo invece chi mira soltanto al godimento, chi vuole. Chi in qualche modo è perverso, lo sentiremo come un nemico del nostro eroe, quindi come un nostro antagonista. E allora saremo portati a vedere le azioni di Aladino, come dire, come dei passaggi che poi ci aiuteranno, nei quali ci identificheremo e capiremo, senza che ci sia bisogno che nessuno ce lo spieghi, come ci si deve comportare per realizzare il nostro desiderio e quindi per crescere, per individuare la nostra strada nella vita, quella che ci porterà alla felicità in qualche modo, quella che porterà, dopo tutta una serie di complicazioni, Aladino alla felicità, insomma, alla fine della favola. Ma per fare questo dovrà vincere tutta una serie di ostacoli che si presenteranno via via durante la strada. E qui
separerà la sua maturità. Non solo, ma leggendo bene la favola passaggio per passaggio, vedremo anche come il mondo è concepito e quindi impareremo a capire cosa è giusto fare per raggiungere quell'obiettivo, cioè quello di arrivare alla principessa, ma arrivare suscitando anche l'amore di lei in una situazione corrisposta, valorizzando anche la figura del padre di lei, quindi senza rompere il legame che la teneva unita al padre, vincendo tutti gli ostacoli, ostacoli a volte anche imprevedibili, strani, no? Entra il perturbante, no? In questa storia. Perturbante vuol dire, non so, la minaccia, il pericolo che viene dalle persone a te vicine, a te familiari, dalle quali non te lo aspetteresti, insomma. Il primo, e l'abbiamo già visto, è quello del mago, che in realtà era creduto uno zio, no? Quindi il primo pericolo che ha dovuto superare è stato quello di rendersi conto che questo zio apparente, che sembrava volergli tanto bene e fare tutto il suo bene, in realtà non voleva il suo bene, no? Ma il male che ti viene da chi meno te lo aspetteresti, da chi ti sta vicino, da chi ti è familiare. L'altro è il sultano, no? Che a un certo punto, credendo che sia stato lui a far volare via il castello, e quando non trova più la figlia, vuol far tagliare la testa ad Aladino e viene salvato all'ultimo momento. Anche qua, insomma, no, è un parente, insomma, è il suocero che sta per fargli tagliare la testa. Ma Aladino si salva perché quando ha capito che può usare la lampada per arrivare alla principessa e la ricchezza per fare del bene invece che per tenerla per uso personale e anche per agire secondo giustizia, quindi per aiutare anche il sovrano a gestire la giustizia, ha fatto in modo che la gente stia con lui. E quindi il bene che lui ha fatto distribuendo anche denaro intorno a sé, quel denaro che lui aveva tramite la lampada, il genio della lampada, facendo questo è riuscito anche a conquistarsi la gente che lo ha salvato a un certo punto, gli ha salvato la testa dal sultano. Quindi tutta una serie di comportamenti compiendo una serie di azioni che sono in qualche modo giuste, che sentiamo giuste quando leggiamo la favola e nelle quali ci identifichiamo. Allora non abbiamo bisogno che qualcuno ci dica che quelle azioni sono giuste o ingiuste, lo capiamo da noi perché sentiamo dove la storia ci porta in maniera convincente e capiamo immediatamente anche la cattiveria dove non funziona l'antagonista o i vari antagonisti che ci sono in questa storia. Immedesimiamo direttamente nella storia. E allora anche insegnamenti morali che nascono nella storia non vengono imposti, ma vengono in qualche modo assimilati, perché sono quelli che poi ci portano al lieto fine finale. Nella fiaba, sia Aladino sia gli antagonisti usano degli stratagemmi. Usano dei trucchi, usano degli inganni, però capiamo proprio tramite questo meccanismo quali sono gli inganni a fin di bene, gli inganni che è giusto usare perché il nostro fine è buono rispetto agli altri inganni del perverso che invece sono fatti a fin di male. Non c'è bisogno di spiegazioni, si capisce nello sviluppo della fiaba. E in più si possono leggere anche direttamente dei contenuti, diciamo, morali. Morali però che si capiscono tramite la storia e che sono il frutto di una moralità, diciamo, che viene da una consuetudine di secoli. Non di una moralità che uno si inventa in un certo momento. Il fatto che
A un certo punto il sultano compie una cosa che non va bene, perché viene meno alla parola che aveva dato alla madre di Aladino. A questo però dovrà porre rimedio, no? Aladino non uccide il rivale in amore, però riesce con una stratagemma a toglierselo di mezzo, ma non ha bisogno di eliminarlo. Eliminerà i cattivi. Eliminerà, ucciderà il mago e anche il fratello del mago. La madre, no? Che per perorare la causa del figlio continua a ripresentarsi al palazzo del sultano e non viene ricevuta, ma dopo tante volte che si ripresenta costantemente al palazzo del sultano, fa sì che induca la sua curiosità e quindi sarà ricevuta dal sultano. Quindi la costanza, no? Nel proporsi, nel ripetere, quando si ha una richiesta, insomma, è importante da fare, no? La costanza nel perseverare in una cosa importante, insomma, no? Alla fine dà risultato. L'importanza anche che ha nella favola l'apparire, le vesti, no? Come sono vestiti i vari schiavi, insomma, com'è vestito il sultano. Aladino, che quando è vestito male sembra un povero e non gli si vuol dare credito, no? L'importanza anche delle vesti, di come ci si presenta, l'importanza di conquistare il favore di chi ci vive intorno, vicini, quindi di essere credibili, di essere delle persone che meritano fiducia. La sollecitudine che dimostra Aladino nel dar seguito ai desideri del sultano, per esempio, no? Quindi quello che ci mette, l'impegno, la rapidità con cui attua i desideri del sultano. Il riconoscimento che ha Aladino del sultano come padre, ma anche come autorità. Sultano che nella fiaba dimostra di essere autorevole, di gestire bene il potere. Quindi il riconoscimento anche del potere da parte di Aladino, però di un potere buono, diciamo così. Il riconoscimento di essere inferiore per nascita. Non ignoro la mia origine, dice Aladino, ma, come dire, riconoscendo la sua origine, lui è capace proprio attraverso questo riconoscimento, di elaborare una strategia per arrivare al massimo di dove sarebbe potuto arrivare, anche se non era quello il suo proposito. Il suo proposito in tutta la fiaba è quello di fare raggiungere le grazie e i favori della principessa, non di diventare a sua volta sultano. Ci diventerà, ma va al di là delle sue attese. E a un certo punto, proprio per capire il significato del desiderio, morirei di dolore se perdessi la speranza di vedere esauditi i miei sogni. L'attenzione che si deve porre, per esempio, si imparano anche alcune cose, no? Si impara a non fidarsi di chi vuole prenderti le cose vecchie e darti in cambio le nuove. Mi vengono in mente, per esempio, in un certo momento della storia, della nostra storia recente, come molti antiquari si siano arricchiti andando a recuperare i mobili vecchi nelle case dei contadini o di certi borghesi decaduti e sostituendoli con mobili nuovi che allora sembravano chissà che, ma che non valevano niente, no? Il mago che va a offrire lampade nuove al posto delle vecchie, insomma, è individuare dove c'è l'inganno. Tutto questo, la favola ci mostra con un meccanismo nel quale noi ci identifichiamo e quindi non ha bisogno di usare la chiave razionale, non ha bisogno di dimostrarci che questo è vero, che così, no? Lo propone con un linguaggio in cui noi le cose le sentiamo, le viviamo come se fossero noi i protagonisti, come se fossimo noi dentro la storia. Per cogliere però fino in fondo
tutte le sfumature della storia, che è anche molto articolata, insomma, di questa, ma come anche di tutte le fiabe, bisogna avere la pazienza, secondo me, di leggerle integralmente, di non sentirle soltanto riassunte. Una buona giornata.